tra le stelle infuriava una terribile guerra. Un potere antico e ostile era stato liberato e aveva preso le sembianze di un malvagio tiranno chiamato Tyler. La sua follia portò alla distruzione un intero mondo finché qualcuno si levò dalle ceneri per combatterlo. Il suo nome era Julie e quando la battaglia si concluse, lei sola si ergeva trionfante. Sono passati 30 anni da quel giorno. Julie e i sopravvissuti della Grande Guerra cercarono di ricostruire la loro vita nella colonia di Eden. Mentre i coloni ricostruivano il loro nuovo mondo, scoprirono qualcosa di meraviglioso: il segreto dell'eterna giovinezza nell'acqua della nuova Eden. Negli ultimi 30 anni nessuno dei coloni era invecchiato. Questa volta hanno protetto il loro mondo con un potente scudo d'energia e con un segnale di pericolo, FAC 2. Sapendo che lo scudo può tenere nemici a distanza e con il segnale che nasconde il loro segreto sotto l'apparenza di un deserto letale, i coloni sono diventati felici e contenti nel comfort e nella sicurezza di Eden. Tuttavia, l'universo è pieno di semidei e le macchine dell'uomo da sole non possono mutare il corso del destino. Dovresti riposare. No, sto bene. E poi è così una bella giornata per guardare il cielo, specialmente dopo aver sentito le notizie di questa mattina. Quali notizie? Un grosso asteroide ha urtato lo scudo questa mattina. No. Non hai sentito? Devo avere la testa altrove oggi. Beh, reagisci. È una bella giornata. Se ne è accorto anche il mio bambino che oggi scalcia come non mai. Penso che mi riposerò un po'. Se vedi Germaine in città, digli di venire a farmi da mangiare. Il suo bambino ha fame. Porterò qui il tuo maritino a forza di calci nel sedere. Buongiorno a te, Julie. Proprio una bella mattinata per passeggiare. Salve, Margo. Sì, hai proprio ragione. Ehi, Zig. Salve, Julie, buongiorno. Come sta, Carrie? Ho fatto un bellissimo vestitino per bambino a maglia. Voglio... Oh, questa è la seconda che colpisce lo scudo stamattina. Davvero insolito. Probabilmente si tratta di una pioggia di meteore. Sicuramente hai ragione, Julie. Solo vorrei che non fossero così rumorose. Mi piace la tranquillità al mattino. Anche a me. Bene. Dovremmo avviarci al mercato adesso. Ci vediamo dopo al pub? Sì, raggiungici. Ho sentito dire che Angus ha fatto un po' della sua birra Amaranth. Birra Amaranth? Sembra buona. Magari ci vediamo là. Torna qui, stupida vacca. Ok, alzati, sacco di lardo. Muoviti, pezzo di merda. Buongiorno. Siamo davvero fortunati che la nostra campionessa sia anche così straordinariamente bella. Che mucchio di stronzate. Prego. Vedo che il tuo carro è molto carico.
Già, i creeper sembrano produrre più di quello che mangiano. Beh, vedi di lavarti le mani quando hai finito. Oh, ma certo, Julie. E là, Germain, San Germain al tuo servizio. Come se la passa la mia ragazza? Si sta spazzolando tutto il raccolto di quest'anno. Ehi, tu, non dovresti essere a casa a prenderti cura di Carrie invece di star lì a giocare da solo? Ah sì, ora vado. Voglio solo riuscire a far funzionare questa moto a cuscini d'aria. Ancora un po' e volava. Bene, quando hai finito, precipitati a casa e occupati di tua moglie prima che ok, brutto cattivone. Vado da lei appena ho finito qui. Wow. Ehi, Tasha, hai visto Angus? Sì, è di sotto che fa saltare tutto in aria. Guarda qua, ha rovinato le mie decorazioni. Di sotto, eh? Ok. Quel John è così inquietante. Continua a mandarmi fiori, ma puzzano come quel carro di letame con cui va in giro. Salve, Julie. Questo era un posto rilassante, ma queste dannate esplosioni mi fanno saltare i nervi. Ciao, Julie, come stai? Angus, che diavolo stai facendo? Oh, Julie, presto, tappa di orecchie. E già devo fare spazio in cantina per farci stare i vari lotti della mia birra, amaranza, e quindi stavo facendo saltare un po' di rocce. Sì, ma che colpo, cosa stai usando? Otto mi ha dato alcuni di questi grandiosi detonatori. Da soli non servono a granché, ma se li mischi a qualcosa di volatile come lo sterco dei creeper, allora ottieni una gran bella esplosione. Ecco qua, provali, sono grandiosi. Grazie. Giuro, Otto è proprio un piromane. Beh, certamente sa come preparare la bomba. Adesso ho un po' più di spazio nel mio nettare degli dèi. A proposito, lo proviamo stasera e... Julie, grazie al cielo ti ho trovata. Uno sciame di strani insetti sta attaccando ogni cosa vicino ai recinti dei creeper. Abbiamo portato via tutti i creeper tranne Bessie. È troppo avanti nella gravidanza per muoversi. Ti prego, cosa? Aiutami a salvarla. Sono l'unica in città ad avere una spada. Andiamo, prima che Bessie rimanga ferita. Ok, ok, andiamo. Julie, guarda! Julie, guardala! Dobbiamo... Oh no, Garrett! È ora di infilzare qualche insetto. Sono contento che tu sia qui. Ci stiamo occupando delle mucche qui, ma Bessie è ancora dentro con quelle orride creature. Oh, Davy, ne arrivano altre! Al riparo! Ma non se ne vanno mai! Presto, chiudi la porta! Ehi, aspetta! Diamine, sembra che stavolta sia rimasta sola. Thank you.
Presto, Bessie sta per partorire. Grazie, Julie. Tranquilla, Bessie. Ecco qui. Sono contenta che tu sia qui. Mi domando da dove venivano quelle cose. Non ne sono sicura, ma le ho rispedite indietro. Ciao. Urrà! Bessie ha un nuovo vitellino! Bel lavoro, Julie. Se tu non fossi arrivata in tempo, quelle cose si sarebbero mangiate Bessie viva. A proposito di quegli insetti, mi domando se le rocce luminose che ha trovato Pete abbiano qualcosa che... Rocce luminose? Julie! Tutto a posto laggiù, Julie? Cosa succede? Sì, penso di sì. Forse no. Penso di aver trovato l'ape regina. Quella cosa? Non lo so, non ho mai visto niente del genere. Ho trovato queste strane rocce lì vicino. Forse hanno qualcosa a che vedere. Ehi, sembra uno di quegli affari che hanno colpito lo scudo per tutta Suppongo la mattina. Suppongo che uno sia penetrato. Dovresti portarlo a Otto. Potrebbe essere in grado di gettare Mi raccomando, un po' di luce fermati al mercato faccenda. Ed Amy si prenderà cura delle tue ferite. È una buona idea. Ci vediamo dopo. Il cielo si aprì e il semidio discese sulle masse indifese del Melting Pot. Tutti caddero ai suoi piedi, tranne una. Si precipitò dalla terra e abbatté il potente semidio. Con tutto il potere di un miliardo di stelle si erse trionfante. Riunì tutti i bravi e valorosi e li guidò in un grande viaggio attraverso le stelle. Per portarli qui a Eden, questo paradiso sotto le mentite spoglie di un pianeta, FAC 2. Vigila tutt'oggi per assicurare che il paradiso della sua nuova famiglia non sia mai minacciato dal tocco malvagio della mano di un tiranno. Adesso, ragazzi, tornate ai vostri studi. Questo vecchio narratore è esausto. Julie, è bello vederti fuori a goderti questa bella giornata. Aesop sta riempendo la testa di questi ragazzi con visioni di grandezza. Fai sembrare il passato come se fosse una favola. Riporto il racconto così come lo ricordo. È stato così tanto tempo fa che a volte mi sembra di averlo sognato. Oh, ti assicuro che non era un sogno. Hai solo permesso ai ricordi di svanire. Da 30 anni il guerriero che è dentro di te dorme. Non del tutto. Ho appena avuto un interessante scontro nel recinto dei Creeper con una gigantesca bestia mutante. Capisco, si sta addensando una tempesta. La storia va a cicli e potremmo essere sulla soglia di un'altra era e di un'altra minaccia. Sono sicuro che la tua battaglia con questa bestia fuori misura non è paragonabile alla tua vittoria su Tyler. Tyler mi tormenta ancora in sogno. Possa il suo fantasma non tornare mai ad affliggere il nostro mondo. Ad ogni modo,
A proposito di flagelli in paradiso, hai visto in giro Otto? Stava andando in città con il suo nuovo gingillo stamattina presto. Ciao, Julie. Vuoi venire a provare uno dei tesori del vecchio mondo? Veramente sono un po' offusa. Non è niente che mi possa aiutare. Ho proprio la cosa che fa per te. Aspetta un attimo. No! Ecco qua. Bevi questo che ti torna la salute. Grazie, Alexis. A dopo. La mia bambola ha perso un occhio. Non ci vede bene senza un occhio. La mia bambola dice che sta arrivando un uomo cattivo. Dice che io sto andando via. Ma io non voglio andarmene senza la mia bambola. Tutti i miei Squeak sono scappati e sono troppo furbi per me. Mi aiuti a rimetterli nelle gabbie? Vedi, spara impulsi ionici concentrati, quindi il contraccolpo è minore rispetto a un'arma a proiettili. E poi fa arrosto il bersaglio. Guarda un po'. Uno Schlick fritto. Ti stai di nuovo dilettando con i tuoi giocattoli, vedo. Ah, Julie, non ti avevo visto. Come stai? Non ti stancherai mai di essere così molesto. Mi conosci. Fin tanto che qualcosa salta in aria, io sono contento. Allora, come vanno le cose? C'è qualcosa di strano. Poi ti racconto una cosa, ma prima di tutto, hai mai visto una roccia come questa? Apparentemente no, non sono un geologo. Bene. Perché me lo chiedi? L'ho trovata prima, mentre lottavo con un'enorme bestia mutante. Sei tu il genio. Puoi risolvere il problema. Wow! I ragazzi sono ragazzi. I Schlick sono impazziti! Non si sono mai comportati così prima d'ora! Volevo dirti che se qualcosa va storto, puoi contare su di me per portare le suole via da qui. Che strano, ma... Ariel non era al... What? Sto impazzendo. Farei meglio a tornare a letto. Dove potrebbe andare? Il Signore ci ha dato l'acqua di Eden perché possiamo salvarci. Il sole è una macchietta nera oggi. Cresce come un cancro. Ok. Non stare a sentire, Pilot. Ancora un po' di melting pot dentro di sé. Il guastatore sta arrivando. Sono 30 anni che questi occhi non vedono più la luce. Ma non servono gli occhi per vedere il cancro che cresce nel sole. Di cosa stai parlando esattamente? Stai parlando delle sue visioni o meglio dei suoi stupidi sogni? Ah, capisco. Quindi non si è visto niente di buono di recente. Posso inoltrare... Bene, non vuoi credermi? Te ne pentirai! Troppo tardi. Mi sono già pentita perché mi devo sciroppare uno come te. Sta venendo qui, ti dico! Sta arrivando! È qui!
cos'è stato? Qualunque cosa fosse, ha messo fuori uso lo scudo. Dobbiamo riattivarlo alla svelta. Julie, prendi Jared e Eon e andate a ripristinare il generatore dello scudo. Io mi porto questa cosa in laboratorio per cercare di capire di cosa si tratta. Potrebbe avere a che fare con quella roccia che mi hai dato tu, Julie. Ok, Otto, sarò di ritorno presto. Julie, stai attenta. Non ci ha messo piede nessuno per anni qui. Attenzione a dove mettete i piedi, sembra che sia allagato. La tua balestra? Grazie, Otto. Probabilmente niente, solo un... Jared! Vieni fuori e combatti come un vero...
Cercavo proprio un'ascia come questa. Quello. Oh, non ci posso credere, li ho lasciati di nuovo soli, Kerry! Cosa sta succedendo qui? Mia figlia. Hai visto mia figlia? Devo trovarla. Sarà terrorizzata senza la sua bambola. Dov'è mia figlia? Dov'è andata? Ah! Le mie armi non ce la faranno contro queste cose. Devo trovare un altro modo per ucciderli.
Ehi, un fucile al plasma. Otto non me l'aveva detto. Un altro Uzi può sempre servire. Sono felice che tu sia viva. Per un pelo. Dov'è mia sorella? Carrie sta bene per ora. Si sta nascondendo come me. What did you find out about the asteroids in the pod? Ecco, la roccia che mi hai dato è radioattiva e molto esplosiva. E sono sicuro che l'avrai già appurato. As for this pod, it's baffling me. Right after you left, it stopped doing anything. Anche se adesso ha ricominciato. Really? Let me take a look. Questo messaggio è per colei che ha trucidato Lord Tyler. Colei che uccide gli dei. Che diavolo? Sembra che sia per te. La leggenda della tua vittoria è andata lontana, Godkill. Questo è un avvertimento di quello che sta per accadere. Una fine a questo segnale raggiungerà il tuo pianeta. Kill, il guastatore, sarà su di voi. E poche saranno le possibilità di sopravvivere. Cerca un antico manufatto sul vostro pianeta, così potente che gli consentirà di dar vita a un nuovo universo che distruggerà il vostro. Per riuscire, Kill ha bisogno dell'anima di una discendente diretta della stirpe dei Godkill. Dear gods, they want the heart of the Wii. Noi, i Pentagorian Zealot, ci opponiamo a Kid e vogliamo aiutarvi in tutti i modi con la massima importanza che troviate il manufatto prima di Kid. Altrimenti saremo tutti vittime di un destino inimmaginabile. Potrebbe essere la vostra unica possibilità di salvare i vostri cari. Riponiamo le nostre speranze in te, Godkiller, e ricordate ciò che Kid vuole. Kid rende. La discendenza dei God Killer. Il cuore di che? Otto, di cosa sta parlando? Beh, la discendenza di cui sta parlando devi essere tu. Tu e la tua famiglia. E il manufatto di cui sta parlando è il cuore del Wii. It gives us the miracle of Eden's water, but that's just a byproduct of its real power. Aspetta un attimo. Otto, come fai a sapere queste cose? It's not important now. What matters is that the heart can warp reality itself. And if Gith finds it... Ascolta, Juri. C'è solo una persona su questo pianeta che sa dove si trova il cuore del Wii. È uno strano tizio nelle paludi che si chiama Groof. Ti guiderà al cuore del Wii. Devi trovarlo prima di Gith, o saremo tutti. La strada è pericolosa. Sii pronta. No, I won't leave you. Juri, sono in troppi. E io sono troppo vecchio per mettermi a correre. Quindi l'unica possibilità è che tu vada a prendere il cuore del Wii. But Otto... I know, girl, but there's no other way. Here, take this tunnel to the ship. There you'll find better gear for your journey into the swamps. Remember, you must get to Gruff at all costs. It's the only way you can save Eden. Now hurry, girl. And remember, the race is on. Groovy. Time to kick some butt. Ariel, cosa c'è che non va? Ho paura, Julie!
L'uomo cattivo è qui. Sto venendo a prenderti, ragazzetta. La nostra battaglia non è finita. Devi morire. Ariel. E adesso cosa c'è? Sembra che dovremmo rimandare. Sono sicura che quel tipo non avrà bisogno di questo. Cosa ti succede, omaccione? Bua piedi, bua! Vediamo un po'. Devi averlo posato su qualcosa, certo che ti fa male. Vuoi che ti aiuti? Oh sì, bella signora, fa male.
Ecco fatto. Ehi, è uno scudo. Potrebbe essermi utile. Mi domando chi può averlo lasciato qua. Oh, grazie, signora. Nobu adesso. Come ti chiami? Il mio nome è Julie. E il tuo? Io, Obadiah, vivo qui. Tu hai aiutato Obadiah, tu, amica. Che bello, una nuova amica. Calma, gigante. Non è il momento per gli impegni, però potresti farmi un favore. Io aiuta, Julie. Mi daresti un passaggio fino alle paludi? Pensi di potermici portare? Sì, ma è pericoloso per mia piccola amica. Posso farcela, Obadiah. Ok, bella Julie. Obadiah ti porta. Grazie, Obadiah. Ci vediamo. Ciao, Julie. This outfit will match my shield. Una runa tiki. Thank you.
una runa tiki. Un corno della prestigiazione. Ne ho sentito parlare. Attenzione di sotto! What is that? Obadiah, I hope. That's not Obadiah. Tiki.
svegliata finalmente. Tu sei Groove? Ehi, aspetta un attimo. Non sarai mica qui per... È mio, ti dico. Appartiene a me. A me. Oh, sei scaltro tu, non è vero? Arrivi sempre quando mi appisolo per prendere il mio... Ti ha mandato lui? Parla, o ti trasformo in un ragno. No, mi manda Otto. Ah, beh. Allora è tutta un'altra faccenda. Non ho molta compagnia qui, a parte quel bastardo che cerca sempre di prendere il mio... Allora, cosa posso fare per te, bella signora? Sto cercando il cuore dei noi. Otto mi ha detto che tu sai dove lo posso trovare. Otto, il cuore mio. Oh, wow, piccola, ti prego, è un po' troppo. La mia gente sta subendo un attacco, no? E tutto quello che so è che il cuore può in qualche modo salvarci. Il cuore può far di meglio oltre a salvarvi, ragazzina. Groove, devi aiutarmi. Ok, allora sei nel posto giusto. Il pianeta non è quello che sembra. L'acqua di Eden vi ha resi immortali, ma non sapete perché. Il pianeta stesso è vivo e potente oltre ogni immaginazione. Ha dormito per un'eternità nell'attesa che uno spirito puro lo risvegliasse da quel sonno profondo. Il cuore dei noi è il nucleo del pianeta. Se barrerai da lui, avrai tutto il potere che il pianeta possiede. Ma non sarà facile attingere al potere del cuore, sorella. Dovrai cimentarti nelle quattro prove dei noi. Il vento dello spirito, l'acqua della purezza, la santità del sangue e il ponte della ragione. Potresti farcela, però. Si vede che hai fegato. Non avresti una sorella. Ok. Mi sa che vuoi andare adesso, vero? Bene. Ecco come ci arriverà, signorina. Un biglietto di sola andata. Tieni d'occhio i portali come questo. Potrebbero salvare il tuo bel fondo schiena. Adesso vai. Tu... lo usi, quello? Hai messo gli occhi sulla mia mitragliatrice. Non puoi prenderti la mia roba. Ok. Proprio perché sei tu, puoi prenderlo. Grazie dell'aiuto, Groove. Nessun problema, pupa. Salutami noi. Wow, Groove, bella tenuta. Finalmente una spada elettrica. Vediamo, sarò fortunato. Yes.
provare che me la cavo con il vento dello spirito. Quel tempio deve essere il prossimo. Questa impugnatura sembra uno schlick. Mi domando cosa dovrei fare. Quel tempio deve essere il prossimo.
il pulsante con la fionda. Quel tempio deve essere il prossimo. Eccolo. Quei due devono essere i noi. Che diavolo? Ti ringrazio per aver aperto il cuore al mio posto. Ho paura che il mio spirito non sia puro quanto il tuo. Ma la mia volontà è forte e adesso prenderò quel che è tuo. Ho scrutato nella profondità della tua mente, Colchino, e conosco le paure che ci abitano. Vorresti incontrarmi? Water.
uccidermi, Julie. La spada di luce di Tyler. Tu, spirito puro, ci hai svegliati dal nostro sonno profondo e adesso questa è la tua vera casa. Il potere del cuore ora è dentro di te, potrai esercitarlo.
andatene all'inferno. I noi proteggeranno il pianeta. Ora fai ritorno tra la tua gente in pace. Sia lodato il Signore, Eden vivrà! Julie, ce l'hai fatta! Ci hai salvato! Yes, Julie, thank you! Stavolta possiamo star certi che la storia non si ripeterà. Dov'è Carrie? Julie, sei qui! Hanno preso Carrie! Il bastardo l'ha presa! Cosa? No! Julie... Quando il messaggio parlava della discendenza non mi era neanche venuta in mente, Carrie. Ma avete lo stesso sangue. E anche il bambino che porta dentro di sé. Finché Geth tiene Carrie, ha un mezzo per creare il suo anti-universo. Tutto quello di cui ha bisogno è il cuore che adesso è dentro di te. Eden non sarà al sicuro finché Carrie e il suo bambino non saranno tornati tra noi. Dov'è lei adesso? Non lo sappiamo. Che diavolo. Tieni duro, Carrie. Sto venendo da te.